Bentornati su Spider-Man. Questa volta però non siamo Spider-Man, ma siamo Peter Parcheggiatore. E qua c'è una cassa del dottor Octavius, detto anche l'Octopussus. Vediamo se riusciamo a sistemare i suoi casini. Octavius Industries, benvenuti. Oh, ok, c'è un percorso sovrameccanico danneggiato. Il circuito è bruciato. Accidenti. Accidenti. Se fossi stato presente al collaudo me ne sarei accorto. Perché io sono intelligente. Cioè, il dottor Octopus è un cacchio di nabbo. Mentre io so più di tutti. E pensavate che i ragni fossero stupidi? Allora, qua è un po' come quei giochi che trovi sul cellulare a 2 euro. Sì, devi insomma creare queste cagatine. Ok, poi prendi questo. Ok. Qua prendi di nuovo questo. Facciamo fare tutto il giro turco. Dritto così. Poi prendiamo questo qua. E poi questo qua. A posto. Ah! Vediamo se funziona. Ma certo che funziona. C'ho un cervellone io qua. Prima non si muoveva un cacchio. Arriva Spider-Man. Pure scendiato sono. Alleluia. Doc stava collaudando nuovi materiali per le protesi. Ah. Mi aveva chiesto di valutare il lavoro. Tanto vale farlo ora. Perché bravo ragazzo che sono. Proprio che mi porto avanti. Cioè, vedete, Spider-Man si impegna e deve pure pagare le bollette. Come noi in Italia che andiamo all'università, studiamo una vita e poi lavoriamo al bar. Perché? Cioè, studi. Doc testava un nuovo materiale di contatto per le protesi. Maronne, sto Doc, quante ne sa. Oh, ho capito, guarda. Ci vuole proprio un genio che devi mettere la stessa cosa qua. Dai. Mamma mia, bisogna essere proprio daltonici forte per non vedere che vanno così. Oh, cavolo. Cioè, ma non ce la poteva fare sto Doc? Un composto di idrogel e polimeri. Resistente, ma dall'impedenza eccessiva. Capito. Suggerirò a Doc di cercare di meglio. Sono io che gli do i consigli. Non capisce niente, ve l'ho detto. Non capisce niente. Ora posso uscire, guardate, okay. Abbiamo lavorato. Devo andarmene prima di peggiorare la situazione di Doc. Ma se gli hai appena sistemato tutto, va bene. Spider-Man, Spider-Man, na 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 na. Ok! Ci siamo! Ottimo! Ragazzi, allora, prima di andare al nostro prossimo lavoro, che sicuramente tra 2 secondi mi chiameranno perché esplosa una bomba nucleare... Fisk è già arrivato a Riker. Ah. Niente Riker. A quanto pare merita niente un trattamento Riker. Esclusivo. Ah, raggiungerà Scorpion, Electro e gli altri. Vi sarà grato. È in buona compagnia. Puoi passare qui al distretto? Ho un problema che richiede esattamente le sempre problemi! Per te, Yuri, questo è altro. Arrivo subito! Sì, ma non prima di aver fatto una cosa, ragazzi. Dobbiamo andare da Yuri, ma io volevo vedere quella. Forse è quella. Sto cercando la torre degli Avengers. Va bene. Possiamo scivolare? Ci sta una scivolata qua? Cavolo, volevo slittare in modo prova. Va bene, facciamo così. Vogliamoci alla torre. Voglia. Ok. Ok, andiamo. Ok ragazzi, credo di vederla, quella è la A. È la torre degli Avengers. Vai, 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 vai. Oh, scusatemi. Oh, bello questo nuovo tipo di yoga. Ah, mi pareva strano. Ah. Ok, bello anche questo. Iron Man. Dov'è Iron Man? Voglio un autografo di Iron Man. Voglio un autografo. Andiamo. No, mi sa che stanno partendo. Quello è l'aereo degli Avengers. Se ne stanno andando senza di me. Oh. Ok, ok, ok. Credo sia la torre più alta del gioco. È stupenda. È quasi alta come quell'aereo. Mamma mia. È una bella passeggiata. Aspetta, facciamo così. Ok. Aiutiamoci. 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 Ehi. Sono più bravo degli Avengers, perché sono più in alto di loro. Cioè, però mi aspettavo qualcosa di più da voi. Altro che Rocky Balboa quando faceva la posa lì sopra. Guarda qua come sono attrezzati. Guardali là. Loro che vivono con i miliardi ci hanno. Vorrei tanto scassinarli casa, andargli a rubarle tutte...
Tipo, uno là guarda la finestra, vede me, tipo stalker così. Dai. Posso avere quello? Ragazzi, mi sono messo sopra la loro antenna, così se tentano di vedere la partita di calcio avranno qualche disturbo. Sono proprio macchiavellico, sono un vero super cattivo. Vabbè ragazzi, si torna al lavoro. Andiamo da Yuri! Scusatemi! Scusatemi, sono in ritardo! Scusa! Devo incontrare Yuri a Chinatown. A Chinatown? Cinese lei. Andiamo. Problemino acqua calda. Sapete come risolvono i problemi cinesi? Non serve mica Spider-Man. Basta l'acqua calda. Male al pancino? Acqua calda. Ti ha lasciato la ragazza? Acqua calda. C'è un super cattivo in città? Acqua calda. Ora che non fumi più, che scusa usi con i colleghi per salire qui? Che sono stanca di vedere degli idioti. Ti capisco. Allora, perché hai chiamato? Per invitarmi al ballo della polizia? Hai un costume bianco e nero? Niente ballo quest'anno. Abbiamo speso tutto per la sorveglianza Oscorp. Ne è valsa la pena, no? Sì, certo. Fino a un'ora fa. L'intera rete è collassata. Ogni quartiere, ogni torre. Cosa? Dicono che qualcuno abbia sabotato il server centrale. Le torri sono offline. Come? Una talpa? Forse. Però guardate, la mia tuta è tutta distrutta. Per ora l'importante è riattivare le torri. Subito. E hai chiamato me? Beh, chi vola più in alto degli aerei? Ho chiamato una persona di fiducia. Oh. I segnali sono disturbati, non sappiamo come fare. Dato che ormai Mary Jane se n'è andata. Chi rompe paga. Pensavo ti fidassi di me. Va bene. Un po' questa torre. Iniziamo da qui, che non siete capaci manco a fare niente. Vedete, sono io l'intelligente qua. I cavi sono invertiti, astuto. Ok, va bene. Easy. Dai, queste robe le faccio sempre su Audition. Ora. Oh, eccola. Non so perché prima non è andato. Yeah. Credo che con queste possiamo finalmente vedere Abbiamo la mappa. Abbiamo appena recuperato una torre. Opera tua? Non sono. Ma solo no, guarda, carino, mi chiama due minuti fa. Qualunque cosa tu abbia fatto, puoi ripeterla sulle altre torri? Certo, ma per tua informazione, per riparare una torre devo sincronizzarmi al sistema. Ora dispongo di tutti i dati sui crimini della zona. Vedo un'effrazione qui vicino. Oh, bene, ho delle sono anche le missioni secondarie. Lascia stare, vado io. Che figo, va bene. E questo mi piace anche di Spider-Man. Cioè, non sempre i super cattivi, ma anche le piccolezze. Oh, mamma, mi fanno ridere dopo che ho battuto il super cattivo. Sti guardami qua le spalle. Sono quelli di GTA, Nico Bellic e compagnia bella. Vi immaginate che mentre giocate a GTA compare Spider-Man e vi rompe le scatole mentre fate un crimine? Ci starebbe un easter egg. Che questi tizi abbiano perso le chiavi. Attacco ragnatela. Vai! Allora facciamo così, facciamoli volare. Mi piace volare. Ok, ok, facciamo così. E ora tiriamo un po' di ragnatele. Ok. Ma voi state parlando con uno che ha affrontato gente con i fucili. Ah, però, cavolo, non pensavo che i piedi di porco facessero così male. Ecco perché Gordon Freeman li usa. Ehi, maledetto nabbo. Adesso ci penso io. Aspetta, fammi fare questo. Porco cane. Però abbiamo quasi finito. Facciamo così e diventare un bel bozzolo. Santo cielo. Easy. Gettoni crimine. Probabilmente potrò bustarmi, okay, a manetta, finito, come fossero steroidi con questi cosi. Ma vieni. Sei ma fortunata, sì, Yuri. Ma il spacchiamo tutto. Il cetaceo detective segnato dalle avversità della vita, ma nobile nell'animo. Cosa? No, 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 no. Hai promesso che non l'avresti più. Spider Cop. Ti prego, no. Spider Cop. Perché non mi si fila nessuno? Va bene. Voglio vedere una cosa, scusatemi. Ecco, avete visto? Mi ha sbloccato un po' di mappa. Appena l'abbiamo sbloccata tutta, dobbiamo controllare qualche zona perché nella limited edition ci sono delle cose interessanti magari da vedere. So che ci sono dei segreti, voglio scoprirli con voi. Ma dobbiamo sbloccare più mappa. Quindi sei tu la spia. Oh. Lasciami in pace. Aia. Sì, è lei. Ho detto di sparire. Spia di che? Poretta, no. No, lasciate la violenza. Zitta, io odio donna la violenza. Allora,
Ci sono io, ci sono io. Lasciatela stare. Attacco ragnatela. Ok, questi sono veramente grandi. Fammi tirare questo. Già a terra? Aspetta. Oh, cavolo, dove sono volato? È morto. Oh! Woohoo! E ora questo che scappa, il più scarso di tutti, è morto. Ne manca ancora uno. State giù! State giù! Appunto, giù. Ehi, 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 cacchio. Oh. Vai! Ok, 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 perfetto. Perfetto! Mamma mia, ci vuole sempre una concentrazione da ragno ultra istinto. Sapevo che Jameson si sbagliava sul tuo conto. Sei un po' strano, ma di animo buono. Senti, ce l'hai un posto dove andare? So cavarmela da sola. Non ne dubito. Nel caso, comunque, puoi rivolgerti ad un luogo chiamato Fist. Lo conosco, ma non voglio la carità. Fanno le migliori torte di grano in città, credimi. Mamma le preparava sempre. Beh. Non ne assaggio una fetta da tanto tempo. Darò un'occhiata. Hai visto? Grazie. Spider tipo. Spider tipo. Non ti salvo più. Qua ho visto qualcosa. Che c'è? Eccolo qua. Cos'è sto robo? Uno zainetto. Oh wow. Uno dei miei vecchi zaini del liceo. Ci avevo nascosto una microspia. What? Ancora lì. Chissà quanti ce ne sono in giro per la città. Ma quanti zaini ti sei comprato? Un altro crimine. La cassa è forte. Perché forza. Ci fanno le rapine. Ehi ragazzi. Spider-Man. 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 Non sparate. Dove sono? Dove sono? Ecco qua. Credevano. Dai. Alleluia. Già risolto. Bene. Posso anche spaccare le portiere. Accidenti. Non voglio che la gente faccia foto ai miei tre peli sul petto. Cavolo, è vero. Cioè, se si sfascia un altro po' mi vedranno in faccia. Gli strumenti per riparare il costume sono al laboratorio. Chissà se Doc è già andato via. Che dite, ragazzi? Ci potenziamo? Diventiamo Super Spidey? Quindi possiamo modificarci la tuta. Ho sentito infatti che ci saranno nuove tute finalmente. Oh, quanto vorrei ci fosse la Mark 1. Mi pare che l'ha fatta Spider-Man nel numero 100. Quella è la mia preferita. È Peter che prende le donne. No, Peter è single, senza nessuno. Tutti amano Spider-Man. Stessa cosa con Gabby, no? Per questa sera Doc sembra aver finito. Posso dedicarmi al mio Spider progetto. Oh, tutto per me. Spider-Cop. Stiamo provando a perfezionare la componente meccanica delle protesi. Sì, sì. Meglio controllare il lavoro di Doc, non si sa mai. Ci vediamo domani. Ho risolto tutti i problemi qua. Ho voluto un attimino fare off camera questo tedioso lavoro. Lasciava Gabby una dura croce sulle spalle mentre voi vi divertite con le cose più frivole. Dai, allora, andiamo qui. Oh, è un colabrodo. Ma chi mi prenderà sul serio? Sembra che ci sia passato Hulk e le sue amanti. Oh. Parker. Dottor Octavius. Porca vacca. Che cosa ha lì? Cinese. Avessi saputo che eri qui. A che stai lavorando? Un progetto personale. Oh. No. No. Oh. No. Ma certo. No. Sei tu. No. Io non so di cosa... Andiamo, Parker, è chiaro come il sole. Mi lasci spiegare. Perché non me l'hai detto prima? Avrei voluto. Secondo me non lo so ancora, adesso mi dice un'altra roba. Si troverebbe in pericolo. Ah, certo. Visto che sei l'ideatore dei suoi costumi, sei un bersaglio anche tu. Hai visto? Esatto. Hai visto? Esatto. Tranquillo, resterà un segreto. Vedi, nessuno riesce a credere che io sia veramente Spider-Man. Ti lascio lavorare. Wow, che fortuna, c'ha un sedere. What? Guarda le tue email, Otto. Bel modo. Controlla l'email. Però era l'unico modo per uno come me per accorgermene.
I sensi di ragno non mi avrebbero aiutato. Peter, il tuo ruolo di progettista del costume di Spider-Man è la definizione corretta? È la conferma delle tue doti di uomo e collega. Per quanto dedito al lavoro, trovi sempre tempo per gli altri. Spero non ti offenderai, ma ho notato che il costume è danneggiato e mi sono permesso di apportare alcune migliori. Questo è il prof che ti voglio. Ho un paio di idee che potrebbero aiutarti grande. A perfezionare. Ragno bianco. Ragno bianco. Vuole cambiare delle cose, si è già messo al lavoro. Posso cambiare? No, vabbè! Ma per me? Che fico! Vabbè, guarda, come una Ferrari sono diventato nuovo di zecca. Nuovo di ragno, anzi, lasciamo le zecche a casa loro. Porca cane. Forse adesso posso selezionare. Permesso, sono in ritardo! Vabbè, vantati. Fate largo! Niente male, Spidey. Buongiorno, New York! Mi sento rinato! Nuovo costume, stesso eroe! Yeah! Bene! Bene! Andiamo, ragazzi, andiamo. Ci sono nuove torri, così possiamo sbloccare nuove zone. E ragazzi miei, guardate, secondo me questa tusa dirà nuovi poteri. Anzi, a proposito, mettiamoci un attimo qui. Spider-Man, ho scoperto come gli uomini di Fisk tengono in piedi i suoi affari. Usano i cantieri! Non li hanno chiusi dopo l'arresto. Ci possiamo andare? È un'attività legale, coinvolge più investitori. Non possiamo intervenire senza un motivo. Ma ora ce l'hai, giusto? Per questo speravo potessi controllare i cantieri e avvertirmi se noti qualcosa. Ovviamente di ci sarà. Contaci. Sarò il tuo Spider-Man ficcanaso di quartiere. 100% che è come dici tu. Allora, là c'è un incidente, ma prima di andare volevo un attimo controllare due cosette. Purtroppo non ho ancora abbastanza pezzi di mappa per fare quello che volevo, però almeno sappiamo dove sono le antenne adesso, se voglio sbloccarli, va bene. Ma comunque lo faremo sicuramente alle prossime puntate. Adesso voglio andare a sbloccare un po' di abilità nuove. Quello del lanciatele, che mi avete detto che è molto importante, quindi io direi che facciamo... Calcio in ossigeno. Ok, buono, buono, buono. Nuovi poteri, nuovi poteri. Sceriffo dei cieli, vediamo. No, vabbè, quante combo gli puoi tirare. Buona questa, vediamo. Guarda questa che bella. Vabbè, ma queste sono tutto stile. Io voglio quelle da combattimento, dato che ora stiamo andando in combattimento. Ah, ragazzi, mi tocca farlo. Scusatemi, ma devo un attimo andare a salvare queste persone, perché se non ci sono io, la gente dorme. C'è un incidente qua, quindi sistemiamo le cose. Speriamo stiano tutti. Ok, 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 ci penso io, ragazzi. Scansioniamo l'ambiente. Oh no, c'è un tizio qua sotto che è ancora vivo. C'è questo qua dentro che dobbiamo liberarlo dalla portiera. Via, cattiva portiera. Questo qua posso forse salvarlo così. Vai, vai amico. Sono io qua. Ci penso io. Non preoccuparti. Ho sollevato palazzi. Non morirai. Forse la tua auto però inchina un pochettino. Quello potrebbe regalarti tutte malattie tra un po'. Ok, via. Beh, questo. Sono riuscito ad aiutare tutti. Da tutti? Così veloci? Oh, arriva pure l'ambulanza. Meglio che filo prima che mi facciano le domande burocratiche. Me ne vado. Mi trovo in un cantiere di Fisk ed è pieno di tizi che sembrano tutto tranne che muratori. Cosa stanno facendo? Ovviamente. Beh, intendo scoprirlo. Messaggio da Doc. Guarda, ha allegato un'idea per un gadget di Spidey. Però non smette mai di inventare. Ma guarda quante robe possiamo metterci poi. Guarda lì. Lancio ragnatele a fuoco rapido. Oh, dardi ragnatele che avvolgono i nemici all'istante. Mi piace, Doc. Guardalo là. Secondo me non diventa Octopus. Secondo me qua ti aiuta e basta. Un Octopus buono. Super geniale. Super gustoso. Ottimo. Wow. Direi che può funzionare. Ottimo. Allora, tieni premuto per... Non si legge. L1. Avrei dovuto portare... Ah, posso sceglierlo? Ce l'ho già, con il pensiero? Ottimo. Vabbè. Doc sarebbe orgoglioso. Guarda, sì che posso fare gli attacchi stealth. E non può urlare così. Ehi, non è ancora finito. Ti ho impiantato la faccia così non può urlare. Mi state spaventando? Però non so come fare gli attacchi stealth. Vorrei arrivare più stealth sulle cose. Ogni volta mi sgamano perché volo, cavolo. Posso andare da abbassato. Oh, ecco. Quasi finito. Sono una quantità industriale.
E non perché ci troviamo in un palazzone. Oh. Ok, ce l'ho fatta. Facciamo così. Bene. No! Oh! Wow! Mamma mia, il casino. Cantiere chiuso, capitano. A doppia mandata. Quanti erano? Di ragnatela. E qualcuno ha finalmente denunciato i colpi di pistola. Volanti in arrivo. Ottimo lavoro. Ah, grazie al cielo. Fisca ha diversi cantieri in città, ma scommetto che sono altre coperture. Tieni gli occhi aperti e chiamami se vedi qualcosa di sospetto. Porca vacca, ma quanto lavoro c'è? Per un semplice ragno di quartiere amichevole. Richiedo rinforzi per un inseguimento. Inseguimento! Restate in attesa di istruzioni. Vai! No, questo mi piace. Un inseguimento. Yeah! Woohoo! Un attimino solo, Doc, un problema. Vai così! È la tua bravata! Che figo! Ok, 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 ragazzi. Ok, questa è una figata assurda. Andiamo. Da quanto tempo? Oh, mamma mia. Che maleducazione. Senti, appena si sporge. Dove sono? Dove sono? Ecco qua. Perfetto. Ora manca l'autista. Eccolo là. Trovato. Così. Easy. Scusatemi. Ce l'ho fatta. Niente più adrenalinico di un inseguimento. Sì, è veramente fighissimo. Ha trovato una roba faiga. Oh, è la torta della zia. Oh. Il signor Lee sarà in cucina a ultimare i preparativi. È vero, la torta. Siamo alla festa. Ah, che bello. Per le persone. Diamo una casa a chi non ha una casa. Guardate che dettaglio. Basta però questo dettaglio. Però è bello. Oh, posso Ehi, guardare? Come procede la partita? Come vuoi che vada? Sto vincendo. Un grande. Fargli il test per la demenza, Pete, perché lo sto stracciando. Ma lol. Io praticamente lavoro anche qui, sicuramente. So fare... Cioè, organizzato. Ciao, Pete. Tua zia è sul retro, credo. Mia zia è sul retro? Allora devo correre. Ehi, Pete. La mia zietta preferita. Peter, che bella sorpresa. Ti aiuto. Un po' diversa come sì, la ricordavo, certo. Ma la vecchia deve fare degli scatoloni pesanti. No, 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 non intendevo quello. Insomma, sono qui per... volevo parlarti, ecco. Ok. Ok. Peter. Sei nei guai, forse? Ti servono soldi? No, no, beh, sono un po' indietro con l'affitto, ma... No, sto bene. Problemi di cuore, eh? Cosa? Ma no, figurati. Spero ancora che tu e MJ torniate insieme. No! È vero, ma... I vostri figli sarebbero bambini stupendi. Peter? Ma perché alla fine ci eravamo lasciati? C'è? Coraggio, puoi dirmelo. Vedi, in questi anni... Mi hai aiutato con il college e hai lavorato qui. Hai fatto davvero tanti sacrifici, senza mai chiedere nulla. Vedi, a lei la vera eroa. Servirebbe persone come te a questo mondo. Ha ragione. 5 anni fa sei entrata qui e mi hai detto che le mie opere di bene ti hanno ispirata. Ora sei tu a ispirare me. Grazie, May, di tutto. A tanti altri anni di servizio. Se non arriva un altro goblin... Marzapane. Ti ringrazio molto. Mi per fatto questa venire fame. Vorrei poter fare di più. Beh, zia May dice sempre chi aiuta qualcuno. Aiuta il mondo. Dovremmo mandare May a scambiare 2 parole con il sindaco. Cacchio, pensavo fosse il mio cellulare, mi vibra il gioco. No, devo scappare. Grazie ancora per la festa e il resto, l'ho apprezzato davvero tanto. Come mai scappa sempre sto qua? Cioè, mi guarda male. Sospetta qualcosa. Un messaggio vocale di Yuri. Meglio ascoltarlo fuori. Aspetta, però quella faccia mi ricorda qualcosa, quella di quel tizio. Preferisco vivere in strada che chiedere aiuto ai miei. Oh no. Lui è il direttore. Oh no, ragazzi.
Non vi spoilerò molto, ma ho capito qualcosa di quello. Ho capito qualcosa! Ah! Di notte! Che fico! Ok. Un messaggio di Yuri. Ehi, è scattato l'allarme silenzioso della casa d'aste che si occupa casa del d'aste. Patrimonio di Fisk. Puoi controllare con discrezione, non voglio dare... con discrezione è parola grossa. Che ridere. Parola grossa. Chissà cosa si nasconde negli armadi di Kingpin. Vabbè, vabbè, ragazzi, dai, interessante, la prossima missione ce la vedremo con gusto. Questo è stato un episodio un po' dove abbiamo anche esplorato abbastanza e abbiamo visto un bel po' di robe, abbiamo sbloccato nuove torri, quindi nel prossimo penso che andrò anche un po' in giro a cercare le cose che ho sulla mappa. Così vediamo se riusciamo a trovare qualche segretino in più, forse ora ce la dovrei fare. Mi chiedo se poi si sblocchi anche per di qua, è così grande la mappa o è solo qui? Poi dai, lo vedremo presto. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video ricordatevi di lasciare un like e uno Spider-Man nei commenti. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Se vi è piaciuto, tornate per il prossimo che sarà super bello. Ci becchiamo. Dal vostro Gabby di quartiere era tutto. Noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao ragazzi.